Alla partenza della 101esima Milano-Sanremo, anche un rappresentante della provincia di Novara, Fabrice Piemontesi, nato a Sion ma da sempre residente a Borgomanero e portacolori del team Androni Giocattoli. Fabrice, insieme ad altri due fuggitivi, hai dato vita già dal primo chilometro ad una fuga e siete riusciti a guadagnare fino a 20 minuti sul gruppo. Ci vuoi raccontargli questa tua avventura? Beh, è partita dal primo chilometro la fuga, abbiamo fatto 200 chilometri. È stata un'emozione grandissima, che a Milano Sanremo poi era 100, è stata una cosa veramente, diciamo, come posso dire, emozionante, tantissima gente sulle strade. Okay. Era la tua prima Milano Sanremo, nel complesso che voto ti daresti? Un voto alto, un voto tipo un 9, perché erano due settimane che non correvo e presentarsi in forma a una Milano Sanremo è importante, anche per la squadra, per far vedere che ero pronto. Ok, tu hai anche aiutato il tuo compagno di squadra Ginanni a piazzarsi in una buona posizione, però sappiamo che alla Milano Sanremo c'erano grandi campioni del calibro di Tombone, Oscar Frey, Fabian Cancellara. Ci vuoi dire, insomma, cosa hai provato a pedalare con campioni di questo calibro? Ma questi campioni ho già provato anche a correre l'anno scorso nelle corse pro tour, anche all'estero. Quest'anno ho sempre corso con i grandi campioni, è sempre un'emozione correre con loro. Diciamo che ho dato una mano a Ginanni fino agli ultimi chilometri, ho dato il mio e lui ha fatto l'ultima parte. Purtroppo non è venuta la vittoria, ma ha fatto un buonissimo piazzamento nei 10 alla Sanremo. Certo, poi ha vinto tra l'altro Freyr, che l'aveva già vinta altre due volte. Ascolta Fabrice, quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti per la stagione? Un appuntamento proprio importantissimo è la Parigi-Roubaix l'11 aprile e fino lì sarò a casa per allenarmi, in testa c'è solo quella e poi speriamo l'invito come per partecipare al Giro d'Italia. Giro d'Italia che vedrà anche una tappa proprio nella nostra regione a Novara, quindi tu, se ci sarà l'opportunità di fare il Giro d'Italia, aspireresti anche a far bene in questa tappa per farti vedere, immagino. Beh, sicuramente, diciamo che la tappa parte da Novara, la speranza è partecipare almeno in un novarese al via del Giro d'Italia. Ok, ti ringrazio Fabrice, grazie. Bene, ringraziamo Fabrice Piemontesi, intervistato per noi da Elisa Ghirardi. Da Marco Foti l'appuntamento va alle prossime edizioni dello speciale sport di Punto in Punto.